Manuela Scalas per Cassed Online, Radio Zampetta Sarda, sul fronte dello stadio di Sant'Elia. Ci sono con noi Carla Firino e Giustino Claudetti che vogliono fare il loro appello. A voi la parola. Allora, il nostro appello, noi siamo bloggattari, ma in questa colonia dell'ex stadio di Sant'Elia stiamo dando una mano d'aiuto per delle catture più problematiche, in quanto dentro lo stadio c'è un numero considerevole di gatti già sterilizzati, ma c'è un altrettanto numero considerevole di gatti non sterilizzati. E questa è la parte più problematica, in quanto noi abbiamo necessità di entrare dentro lo stadio per piazzare le gabbie. E in virtù di questa cosa è stato fatto anche un appello al sindaco, all'assessorato ai lavori pubblici, visto che lo stadio Sant'Elia è diventato cantiere, sembrerebbe appartenere a quell'assessorato. Finora non abbiamo avuto nessun tipo di risposta, però il rischio è che le gatte rimangano nuovamente gravide e ci sia ugualmente un numero considerevole di gattini che peraltro è già presente all'interno dello stadio. Stiamo sterilizzando da metà luglio, abbiamo fatto 15 catture e 15 sterilizzazioni, però ora siamo un po' con le mani legate, quantunque questa sera facciamo altri tentativi di cattura. Ma la necessità è di entrare assolutamente dentro lo stadio, ci serve l'autorizzazione, una richiesta già fatta per mail, a cui però non ha fatto seguito alcuna risposta da parte del comune. Per cui siamo, siamo in ambasce perché non riusciamo a capire come fare se il comune non ci diventa interlocutore rispetto a questo problema e anche ad altri problemi legati alle colonie feline che ci sono disseminate in tutta Cagliari. Però questa situazione è particolarmente spinosa e assolutamente necessario risolverla. Penso sia una cosa fondamentale per loro stessi. Quanti gatti ospita? Non abbiamo un censimento preciso. Diciamo che forse una 40-50 grandi adulti e tanti tanti piccoli. Uno stadio che deve essere buttato giù probabilmente, non si può buttare giù uno stadio con una colonia dentro. È una cosa che legalmente non si può fare, quindi è nell'interesse non solo dei gatti, ovviamente noi li facciamo principalmente, esclusivamente per i gatti, ma nell'interesse della stessa amministrazione comunale di non ritrovarsi alla fine con l'acqua alla gola, perché sterilizzare 20, 30, 50 gatti è una cosa, sterilizzare 100, 200 è un'altra cosa. Questi gatti non possono essere buttati via, devono essere eventualmente inseriti o sistemati in un'oasi felina, ad esempio. Quindi ci deve essere un progetto ben preciso anche da parte del comune. Noi stiamo collaborando per una piccola parte e stiamo dando la disponibilità della nostra, diciamo, forza lavoro, perché è una cosa che facciamo con passione ovviamente, però loro devono assolutamente venire incontro e farsi aiutare, perché noi stiamo aiutando loro. Questo è il concetto fondamentale che le amministrazioni spesso non capiscono.